Buongiorno dal giornale Radio di Incronaca. In studio Lavinia Sdoga. In redazione Alessandra Rini e Tommaso Corleoni. Apriamo con la cronaca. È stato arrestato il 21enne che nella notte tra lunedì e martedì ha abusato ripetutamente di una sua coetanea in un casolare abbandonato nel bolognese. La vittima, una ragazza di 20 anni, aveva conosciuto in stazione il suo aggressore, che poi l'ha invitata a seguirlo. Dopo essere stata stuprata più volte, la ragazza è riuscita a scappare e si è rivolta alla Polfer. Per il ragazzo, verso cui era già stato disposto un ordine di custodia cautelare per violazione degli arresti domiciliari, sono ora aperte le porte della Dozza. La presidente del Consiglio Comunale di Bologna, Maria Caterina Manca, ha aderito all'appello per un processo equo a Ilaria Salis lanciato dai presidenti dei consigli comunali di 24 città italiane, tra cui Roma, Milano, Firenze e Venezia. La militante antifascista lombarda, accusata di aver aggredito alcuni neonazisti durante la manifestazione del Giorno dell'Onore, si trova da 10 mesi in detenzione preventiva in un carcere di massima sicurezza a Budapest, in Ungheria. Avrebbe compiuto oggi 71 anni Andrea Purgatori, il giornalista d'inchiesta scomparso lo scorso 19 luglio 2023. In occasione del suo compleanno, una serie di eventi per ricordarlo. Alle ore 18:30 al Cinema Modernissimo, presentato da Daria Bionfietti e Gianluca Farinelli, verrà proiettato Il Muro di Gomma, un film diretto da Marco Risi nel 1991, in cui Purgatori è stato autore di soggetto e sceneggiatore. Altri incontri sono previsti nel corso della giornata. Sono entrati oggi in vigore i nuovi orari per le corse dei bus, una misura presa da Tiper per contrastare i ritardi degli autobus a conseguenza dei cantieri come quello della Garisenda in centro e anche della Città 30. I tragitti si allungheranno di un paio di minuti e la riorganizzazione toccherà 13 delle linee urbane. E ora passiamo alla cultura. Al via da domani Arte Fiera, una delle più importanti rassegne espositive nazionali, giunta quest'anno alla sua 50ª edizione. Fino al 4 febbraio mostre ed eventi animeranno la città per una settimana dell'arte interamente bolognese. La Kermesse, che coincide con gli stessi giorni di Art City, ormai in città da alcuni giorni, verrà presentata oggi in anteprima alla stampa. Da domani l'apertura al pubblico. Per finire il basket, Eurolega, seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Bologna, che crolla sul campo del Barcellona e perde il secondo posto in classifica, scivolando in quinta posizione. I catalani si sono imposti per 84-57. È tutto per questa edizione del GR Flash di Incronaca. Grazie per averci seguito e buona giornata!